ricordati il 27 gennaio, la giornata istituzionalmente dedicata alla memoria della Shoah. Ringrazio gli assessori dottor Gallizzi, dottoressa Benazzo per la loro presenza, il sindaco ci raggiungerà tra poco e li ringrazio anche per aver messo a disposizione la sala del Consiglio Comunale a sottolineare proprio l'istituzionalità della memoria che stiamo facendo oggi. Un grazie di cuore a questi bellissimi ragazzi delle primarie Fanciulli, San Defendente e Saracco, che esporranno le loro riflessioni, i loro lavori, e un grazie di cuore alle insegnanti che so con quanta dedizione e passione abbiano seguito i loro alunni in questo percorso di memoria e di conoscenza della storia locale. Le iniziative della Giornata della Memoria si svolgono sempre con il contributo e il patrocinio del Comune di Acquiterme, dell'Israel. Sono promosse dall'Azione Cattolica, dal Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, dall'Associazione per la Pace e la Non Violenza, dal Circolo Culturale Armando Galliano, dalla Commissione Diocesana per l'Ecumenismo e il Dialogo tra le Religioni. E si svolgono in collaborazione con gli istituti scolastici cittadini, l'Istituto Superiore Parodi, il Montalcini, l'Istituto Comprensivo 1, il Comprensivo 2, l'AMPI, sezione di Acqui, l'Associazione Archicultura, Equazione, l'Associazione Memoria Viva di Canelli, la Fondazione Elisabeth de Rothschild di Rivalta Bormida e l'Uni3 di Acqui. Da sempre, in questa esperienza ventennale di Giornate della Memoria, le iniziative hanno avuto come obiettivo primario non di rivolgersi soltanto ad un'elite, ma di coinvolgere la cittadinanza, come in queste occasioni, e soprattutto di coinvolgere gli istituti scolastici, in modo da raggiungere i più giovani. Perché non si può fare una memoria efficace della Shoah se non si educano alla memoria le nuove generazioni, perché dobbiamo passare a loro il testimone del ricordo e della memoria. E sottolineo anche che quest'anno molte classi delle primarie e della secondaria di primo grado, di Acqui e dei dintorni, hanno chiesto di essere accompagnate nel percorso delle pietre d'inciampo in Acqui. E questo a testimonianza proprio della volontà di approfondire la conoscenza della Shoah e della storia locale. Quindi grazie e passo adesso la parola per la presentazione dei lavori alla professoressa Luisa Rapetti. Allora, buonasera a tutti, nuovamente il saluto particolare a tutti i ragazzi che lavorano in modo encomiabile ai progetti somministrati dagli insegnanti e ai loro docenti che ogni anno spendono molta parte del loro tempo da volontari, prima ancora che da docenti, per riuscire a trasferire nei ragazzi la memoria di una storia contemporanea che è stata particolarmente tragica. Il primo intervento dei ragazzi è legato alla scuola primaria IC2, che ha come referente l'insegnante Claudia Poggio e come argomento la comunità ebraica di Acqui, la storia e le nostre impressioni. Sono protagoniste le classi quinta B e quinta D di San Defendente e i docenti Gianna Arnaldo e Franca Ivaldi. Segue poi un sacchetto di speranza con libri e film per conoscere e fare memoria della scuola Fanciulli. La docente che ha seguito i ragazzi è Annalisa Cavanna. E allora lasciamo la parola ai nostri protagonisti. Nell'ambito del progetto I luoghi della memoria, noi della classe quinta B abbiamo fatto una relazione di gruppo. Dopo aver elaborato gli appunti presi durante l'uscita nella nostra città con la professoressa Gabriella Ponzio, che ha messo a nostra disposizione le sue conoscenze e le sue competenze. La comunità ebraica di Acqui Terme.
Il 26 ottobre abbiamo effettuato una visita di istruzione nella nostra città per conoscere meglio la comunità ebraica che si era stabilita da Acqui Terme. Abbiamo incontrato la nostra guida, la professoressa Ponzio, in Piazza Bollente. Abbiamo da lei scoperto che gli ebrei, stabilitisi ad Acqui, erano stati cacciati dalla monarchia spagnola. La comunità è stata presente ad Acqui fino agli anni precedenti la Seconda Guerra Mondiale. Essi vivevano nel ghetto, nei vicoli vicino a Piazza Bollente, dove avevano costruito la sinagoga, luogo di preghiera, di discussione, di studio. La sinagoga venne distrutta nel 1971 e gli arredi furono portati nella sinagoga di Alessandria. Gli ebrei, colti e benestanti, svolgevano la loro professione in negozi vicini al ghetto. Ad esempio, Roberto Alcona era il direttore dell'hotel Nuove Terme. Le sorelle De Benedetti possedevano una gioielleria in via Garibaldi. Nel 1938, con l'emanazione delle leggi razziali, iniziò la caccia all'ebreo. I soldati andavano in ogni casa a cercare gli ebrei per arrestarli. Li portavano a Milano e, dal binario 21, con un treno speciale, li conducevano nei campi di concentramento. Infatti, in base alle leggi razziali, gli ebrei erano considerati una razza inferiore. Nei campi di concentramento venivano obbligati a svolgere lavori faticosissimi per poi essere uccisi. Gli ebrei acquesi deportati furono 28. Nessuno di loro tornò. Con la professoressa abbiamo scoperto e osservato le 11 pietre d'inciampo che sono state collocate nella nostra città. Sono state ideate da Gunther Demning e posizionate davanti alle abitazioni degli ebrei. Riportano le loro generalità, la data della deportazione e quella dell'uccisione. In mezzo a tutte quelle atrocità e barbarie ci fu uno spiraglio di luce. La bontà d'animo e la generosità di persone che per salvare la vita di alcuni ebrei li nascosero nelle loro case mettendo a rischio la loro vita e quella della propria famiglia. Queste persone sono definite giusti. È in via di riconoscimento come giusto Don Galliano, un sacerdote di Acqui che ha aiutato molti ebrei a nascondersi. Purtroppo accanto ai giusti ci furono persone che fecero la spia. In cambio di denaro riferivano ai soldati dove si nascondevano gli ebrei. Il compenso in denaro variava: 5.000 lire per un uomo, 2.000 per una donna e 1.000 lire per un bambino. Dalle informazioni che abbiamo appreso sappiamo che la presenza degli ebrei è stata positiva per la nostra città. Ad esempio Palazzo Levi, ora sede del municipio, è stato donato alla città da un ebreo da cui prende il nome. È piaciuto a tutti noi conoscere il passato della città in cui viviamo. La visita è stata istruttiva e interessante, anche se siamo dispiaciuti e tristi per la sorte di quelle persone. È importante sapere che senza memoria quello che è accaduto in passato potrebbe ripetersi. Noi speriamo in un futuro migliore in cui tutte le persone siano rispettate e fatti del genere non accadano più. Dopo la visita guidata nei luoghi della memoria del 2 novembre, ogni mio compagno della Quinta D di San Defendente ha scritto un testo con le proprie considerazioni su questa esperienza. Ecco alcuni brani estrapolati dai lavori degli studenti. Siamo andati a visitare i luoghi della memoria e le pietre d'inciampo degli ebrei. Mi ha colpito moltissimo ciò che ci ha raccontato la guida e mi ha colpito il terribile periodo che hanno dovuto passare gli ebrei. È terribile solo a pensarlo. Alice.
Sono venuto a conoscenza di quanti ebrei sono stati catturati ed assassinati qui ad Acqui. Una domanda mi è rimasta impressa: ma che significato ha avuto distruggere tutte le sinagoghe e il popolo ebraico? Perché Hitler ce l'aveva così tanto con quel popolo? Fulvio. Mi viene da pensare che ci sono state molte persone che hanno aiutato gli ebrei nascondendoli, ma ci sono state anche persone che hanno fatto la spia. Tutto quello che è successo agli ebrei spero che non succeda mai più. Margherita. Durante la visita nei luoghi della memoria, mentre la guida parlava, io mi sono sorpresa. In quel posto ero passato un sacco di volte, eppure non avevo mai visto quella pietra d'inciampo. È lucida, ma rappresenta qualcosa di terribile. Sofia. Ho capito l'importanza impropria che ha qui è la sua storia, in questo caso molto triste. Ho capito cosa dovevamo fare i bambini ebrei per sopravvivere. Ora ho capito il significato della pietra d'inciampo, Manuel. Io al loro posto, dei bambini nascosti, sarei stato terrorizzato. Se facevi un minimo rumore venivi catturato e venivi ucciso. E ripeto, ucciso. Pensate a tutte quelle persone. Gabriel. L'ultima pietra che abbiamo visto era dal Duomo. Sopra c'era scritto il nome Elisa ed una data. Appena sentiti il nome e la data mi sono sentita triste perché era la mia stessa data di nascita ed il mio nome. Ho pensato a come veramente gli ebrei avevano passato quel periodo così terribile. Quando ho riflettuto mi sono detta che bisogna sempre pensare alle persone che hanno passato quei momenti così tremendi. Elisa. C'era tanta gente che era gentile, che ospitava gli ebrei e non si svantava. Non lo diceva nessuno, neanche i loro figli. Per non farsi notare compravano poco cibo e lo condividevano con loro. Gli ebrei non dovevano né fare rumore né accendere la luce. Dovevano restare al buio senza fare niente. Proviamo a metterci nei loro panni. Io ci sono rimasta veramente male per la storia di questo popolo. Mi si spezza il cuore a pensarci. Io avrei protetto gli ebrei e li avrei lasciati liberi di andare a scuola, uscire, fare rumore e accendere la luce. Io non avevo mai notato le pietre d'inciampo e ora che so dove sono porterò la mia famiglia a vederle e racconterò la triste storia degli ebrei. Anna. Le cose che mi sono rimaste impresse da questa esperienza sono le seguenti. Perché fare tutto questo? L'uomo è molto intelligente, ma alcune volte può fare delle cose così gravi come quelle in cui abbiamo parlato durante la visita. La guerra, uccidere la gente senza motivo e dover decidere la religione degli altri. Io vorrei far vedere tutto ciò che abbiamo visto a tutti i bambini che dopo avere vogliono ancora di più. Tantissimi bambini non hanno avuto più nulla. Federico. La guida ha risposto a tutte le nostre domande, ma una mi è rimasta nella mente. Perché fare una guerra mondiale e fare morire tanti innocenti? Noi dobbiamo ricordare questi avvenimenti brutti e le persone che sono morte e cercare di non ripetere gli stessi errori. Andrea. È stato un grande dispiacere conoscere questa storia. Mia nonna era una ragazza nel periodo della guerra e quindi qualche volta mi raccontava le cose che stavano succedendo in quegli anni. Io non saprei stare zitta, chiusa in un soffitta e non fare niente. Capisco che era molto difficile. Io non ce l'avrei fatta, Emma. Non pensavo che una volta abitassero tanti ebrei ad Acqui, che molte persone hanno cercato di aiutarli a nascondersi, ma sono stati catturati e portati nei campi di concentramento. Hanno distrutto le loro abitazioni e la sinagoga.
Mi sono stupita moltissimo che gli italiani e le altre popolazioni del mondo siano state così malvagie contro gli ebrei. Maria Pia, non dimentichiamo mai. Tenete il microfono vicino, quando dovete leggere. Passate di là. Poi potete passare qua, se ce la fate. Chi è che parla per primo? Buon pomeriggio a tutti. Siamo gli alunni della classe quinta della scuola primaria Fanciulli dei Bagni. Siamo onorati di essere qui per illustrare l'attività svolta per il giorno della memoria. Il titolo della nostra presentazione è Un sacchetto di speranza, libri e film per fare memoria. E il cartellone che abbiamo preparato ha proprio questo titolo ed è stato tratto dal libro di Joseph Joffaut, Un sacchetto di biglie, che al rientro delle vacanze natalizie abbiamo iniziato a leggere in classe. Non siamo riusciti a leggerlo tutto. La maestra ha scelto qualche capitolo, ma poi abbiamo visto il film e abbiamo così conosciuto l'intera storia. Un sacchetto di biglie è un romanzo autobiografico che non affronta direttamente il tema dei campi di concentramento, ma racconta la vicenda di due fratelli ebrei che nella Francia occupata, ritrovandosi improvvisamente a convivere con le leggi razziali e la stella gialla appuntata sul petto, tentano in tutti i modi di nascondersi per fuggire alla Gestapo. Il romanzo trasmette un messaggio forte in relazione alla giornata della memoria, mettendo a fuoco la vicenda di una delle tante famiglie discriminate e spezzate dalla follia di Hitler. Le biglie sono un gioco amato dai bambini e dovrebbero richiamare l'idea della spensieratezza e della leggerezza con cui ogni infanzia dovrebbe essere vissuta. Ma così non è per i due fratelli protagonisti, che sono costretti a subire ingiustizie e paure. Inoltre, la biglia che Jojo tiene sempre in tasca diventa metafora della vita. Lui la tiene stretta in pugno, non la vuole perdere. Abbiamo pensato così che avremmo potuto creare un sacchetto pieno di pensieri e parole di speranze, perché finché c'è speranza possiamo andare avanti e migliorare. Adesso ve ne leggerò alcune. Tutti gli uomini sono uguali, non esistono razze, ma solo la razza umana. Spera con chi dispera e confida nella forza della giustizia per raggiungere la libertà. Se indietro ci si volta, la vita è tolta, non importa cosa sia lasciato, una cosa più importante hai trovato. È la libertà, senza di essa non c'è la felicità. Non tutto ciò che hai perduto può essere ritrovato. Alla fine di tutto, quando sarai tornato, il pensiero felice ti sarà ridato. La speranza è protagonista di molte storie di sopravvissuti. L'anno scorso abbiamo conosciuto attraverso il film d'animazione La stella di Andre Tati la storia di Alessandro e Tatiana Bucci, ebrei di Fiume sopravvissute ad Auschwitz. Anche loro hanno avuto speranza e coraggio, si sono fatte forza l'una con l'altra e dopo tanta sofferenza si sono riappropriate della loro vita. In terza abbiamo conosciuto la figura di Anna Frank, abbiamo letto alcune pagine del suo diario e analizzato la poesia, Aprile. Anche lei aveva speranza, nonostante la sua situazione di prigioniera e di privazione di libertà. Anna vede uno spiraglio nel cielo azzurro. Lei, che aveva perso tutto, ci insegna a credere nel futuro. E anche se non ce l'ha fatta, continua a vivere attraverso i suoi versi e le parole scritte nel suo diario, e lette ancora oggi da migliaia di persone.
dobbiamo conoscere e non dimenticare. È importante conoscere e studiare il passato per non compiere più gli stessi errori. La memoria storica della Shoah non riguarda solo il popolo ebraico, ma l'intera umanità. Noi dobbiamo fare memoria e lottare affinché la pace, l'uguaglianza, la giustizia, la libertà possano essere non solo valori importanti, ma vere realizzazioni nella vita di ogni essere umano. Non dobbiamo perdere la speranza. Se guardiamo la TV, leggiamo i giornali, ci rendiamo conto che sono tante le ingiustizie, le privazioni e le sofferenze che vivono gli uomini, le donne e i bambini oggi. Ma noi non possiamo restare impassibili, almeno nel nostro piccolo dobbiamo voler cambiare le cose. Noi bambini, che saremo i cittadini di domani, dobbiamo avere e portare speranza, come Anna Frank, come Andrea Tati, come Giuseppe e Maurice, che non si sono arresi e hanno portato nel mondo la loro testimonianza, la forza della vita, la voglia di vivere e il desiderio di libertà. Allora, proseguendo, dovrebbe essere protagonista delle letture e delle relazioni sul loro operato, l'IC1 primaria. Noi facciamo memoria di, attraverso un percorso per i luoghi ebraici di Acqui, le classi Quinta Saracco, con le docenti Luisa Bazzano, Jessica Frusciano, Flavia Giovine, Eliana Guarino, Eleonora Penazzo, Paola Porta ed Emanuele Rappetti. Buonasera, nonostante abbia il quadruplo dei loro anni, anch'io leggerò perché sono agitato non meno di loro. Grazie a tutte e tutti per la vostra presenza qui stasera. Io sono Emanuele Rappetti, sono maestro presso l'IC1 Saracco e ho il piacere di presentarvi il progetto che è già stato nominato, appunto Noi facciamo memoria di, che è stato svolto dalle tre classi quinte del nostro istituto. Prometto che non mi dilungherò molto in questa introduzione perché abbiamo preparato un video che racconta cosa abbiamo fatto e che ci auguriamo vi piaccia, non tanto in quanto video ma perché possa essere uno stimolo per ognuna e ognuno di noi nel portare avanti gli sforzi e l'impegno necessari per continuare a fare memoria. Due note semplicissime a livello pedagogico che ci preme evidenziare. I capisaldi di metodologia didattica che abbiamo seguito nel concepire questo progetto e nel far sì che i ragazzi e le ragazze lo realizzassero. Possiamo racchiuderli nella semplice espressione il piacere di scoprire, che per chi li conosce ha dei chiari riferimenti in Frenet o in Dewey con il learning by doing e l'attivismo. Ma quello, e qui mi si permette la battuta, che è stato più importante in fase di preparazione del progetto è stato resistere a quella tentazione che abbiamo noi docenti della primaria di far sì che tutto sia preciso a puntino. Invece ci siamo lasciati guidare dalla loro intelligenza, sensibilità e curiosità. Non c'erano cose giuste da fare, c'erano scoperte in questo percorso che abbiamo fatto. A livello concreto era articolato in tre fasi. La prima era la preparazione, che è avvenuta nelle classi, quando le docenti di lettere e di storia hanno introdotto la giornata della memoria e la presenza ebraica nella nostra città, mostrando prima sulla LIM i luoghi o le testimonianze fotografiche di ciò che oggi non c'è più. Due, l'attività vera e propria, quando con i ragazzi e le ragazze delle quinte ci siamo recati con una mappa muta per le vie di Acqui cercando di riconoscere questi luoghi da alcuni indizi. I ragazzi dovevano proprio scovarli e in alcuni casi c'erano delle tracce visibili, c'erano degli indizi, c'erano le palette informative, c'erano delle indicazioni, dei trucchi che i docenti hanno detto di seguire e in essi ognuno, i ragazzi erano divisi in squadra, ogni squadra doveva fotografarsi all'interno di una cornice, che poi la vedremo, che aveva come titolo Noi facciamo memoria di. L'idea era proprio quella di fare memoria di ogni luogo. Terza e ultima fase, la conclusione, che è stata svolta di nuovo nelle classi, classe per classe,
Grazie a tre domande chiave, e qui è stato veramente il punto più importante in cui ci siamo detti non ci sono risposte giuste, non ci sono risposte sbagliate, ma ci sono risposte vere, cioè quello che siamo riusciti davvero a capire attraverso questo percorso. Le tre domande le vedremo poi dopo. L'idea era appunto di riflettere su questa esperienza vissuta, sul significato di esserci stati fisicamente in questi posti, a cercare i luoghi dove le persone hanno vissuto, studiato, pregato, lavorato, abitato, studiato, pianto i loro defunti, cercato lo spasimante, comprato, venduto e via dicendo. Luoghi della memoria, ma luoghi di presenza ordinaria delle persone, allora come oggi. La finalità di questo impianto chiaramente voleva essere suscitare un profondo, reale interesse per la vicenda ebraica acquese, prima ancora che sulla drammaticità della Shoah, chiaramente non per negarla, evidentemente non per negarla, ma per contestualizzarla, per individuarla nella quotidianità di allora e di oggi. Insomma, il progetto voleva aiutare, e aiutare un po' anche noi docenti, perché no, a riappropriarsi di una geografia e di una storia a noi molto vicine, eppure per moltissimi di noi molto poco conosciute. Proprio per fare memoria, una delle riflessioni uscite in classe è la differenza tra ricordarsi del compleanno di qualcuno e fare memoria con lui del suo compleanno, tra ricordarmi che un giorno qualcuno è nato e preparare la torta, cercare un regalo, andare alla festa, emozionarmi con lui o con lei, c'è una bella differenza. Prima di lasciarvi al video ringrazio le colleghe di lettere di storia, di geografia e tecnologia informatica, infatti il lavoro ha avuto una dinamica interdisciplinare, che sono tutte qui presenti e le ringrazio, ma soprattutto vi chiedo un applauso per le ragazze e i ragazzi che rappresentano i 63 studenti e studentesse delle classi quinte e che dopo ci regalano due piccoli camei delle riflessioni che sono uscite in classe. Grazie per l'attenzione.
Cose uscite sono state tante. Come dicevo prima, l'idea non era quella di cercare il giusto o lo sbagliato. Alcune risposte sono, se volete, naif. Qualcuno ha detto non sapevo che ci fosse un cimitero ebraico. Qualcun altro ha detto ho scoperto che gli ebrei erano ricchi perché Palazzo Ottolenghi è proprio bello. No, non c'è sembrato fondamentale focalizzarci appunto sul giusto e lo sbagliato, ma lasciare che scoprissimo e sulla scoperta ragionare. Ne abbiamo scelte solo due, vi assicuro che quelle interessanti sono tante e saranno poi nei materiali del convegno. La prima la faccio alla nostra bellissima Giorgia e le chiedo: cosa ho scoperto, ho imparato, che prima non sapevo? Noi bambini abbiamo scoperto che ci sono luoghi che abbiamo l'occasione di vedere che un tempo erano diversi da quelli che sono attualmente. La scuola Saracco, una volta, era un istituto di arte e mestieri. Molte cose sono cambiate. La vita, i modi di pensare, le persone, le abitudini. Noi ragazzi pensiamo che tutte le persone siano tutte uguali e abbiano gli stessi diritti. Ciò che è successo agli ebrei non dovrà mai più succedere. La memoria di ciò che è purtroppo avvenuto deve essere tramandata di generazione in generazione. Rispetto alla seconda domanda, non abbiamo scelto nessuno, perché quale luogo ti ha più colpito? Avremmo dovuto metterli tutti e 63. Ne abbiamo scelta una per la terza domanda, che è forse anche quella più centrale di questo convegno di questa sera, e quindi la domanda per Andrea, in rappresentanza di tutte le altre, è: cosa penso che voglia dire fare memoria? C'è qualcosa di diverso o uguale a ricordare una cosa? Che cos'è cambiato tra vedere quei luoghi sulle foto, sulla LIM, o cercarli di persona? Secondo noi, fare memoria significa ricordare posti e fatti molto importanti successi nel passato e che non devono mai più succedere. A parer nostro è molto diverso ricordare una cosa che far memoria, perché fare memoria ci aiuta a crescere e a diventare cittadini responsabili. Ricordare è molto diverso dal fare memoria, perché puoi imparare dal passato durante il percorso della tua vita. Grazie. Tanto che ringraziamo questo intrattenimento assolutamente ricco di tantissimi spunti e di molta partecipazione da parte dei ragazzi. Vorremmo congedare i nostri istituti comprensivi con il saluto delle due dirigenti, che chiamo per il saluto generale, e che sono Elisa Camera per l'istituto comprensivo 1 e la professoressa Valeria Lemanni per l'istituto comprensivo 2. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Porto il saluto dell'Istituto Comprensivo 1, che qui è stato rappresentato appunto dalle classi quinte della scuola primaria Saracco. E mi preme ringraziare le istituzioni e tutta l'organizzazione che lavora per l'organizzazione della giornata della memoria, per aver scelto di dare un ampio spazio, uno spazio importante quest'anno proprio alle scuole del primo ciclo, perché questo ha permesso anche ai nostri alunni più giovani, attraverso questi lavori, queste ricerche sul campo che li hanno proprio nel concreto, no, portati alla scoperta dei luoghi legati all'Olocausto e alla comunità ebraica del nostro territorio e della nostra città, e soprattutto hanno permesso loro di riflettere in maniera ancor più consapevole sul male e sui mali che possono essere commessi dall'umanità nel passato e, ahimè, anche nel presente,
come la cronaca, insomma, ci illustra quotidianamente, purtroppo. E oggi, 27 gennaio, come tutti sappiamo, si celebra, ecco, la ricorrenza della liberazione, dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz. E i liberatori, oltre che ovviamente liberare i superstiti, le persone, no, che sopravvissero alle atrocità della Shoah, pensarono, ebbero l'idea, la ritennero di estrema importanza, di immortalare, di fotografare e di realizzare anche delle riprese di tutti gli aspetti, ecco, dei mali all'interno dei campi di concentramento, proprio perché l'umanità non dimenticasse, ma potesse, ecco, ricordare che tutto questo era stato. E quindi la giornata della memoria serve proprio a questo, per non dimenticare, ma renderci più consapevoli dei valori che sono veramente importanti nella quotidianità, nella nostra vita di esseri umani, e soprattutto per essere consapevoli del fatto che la linea sottile che esiste tra bene e male può essere davvero compresa se si ha uno spirito critico e un senso della verità ben saldo. Ed è proprio quello che ci auguriamo e auspichiamo come scuole di poter trasmettere alle nuove generazioni, a questi ragazzi che si sono impegnati, che hanno lavorato e che oggi ci hanno portato, ecco, una testimonianza, ecco, del loro lavoro e della loro motivazione. Grazie. Allora, niente, buongiorno a tutti, anzi ormai buonasera, e mi ritrovo qua a ringraziare, come ha fatto appunto la mia collega, e le classi quinte che hanno partecipato della scuola primaria San Defendente, afferenti appunto all'IC2, e anche la scuola Fanciulli, quindi anche la classe quinta della maestra Annalisa Cavanna. E niente, le parole che sono state dette dalla mia collega non sto a ripeterle perché sono esaustive ed è il messaggio che vogliamo dare alle nuove generazioni. Mi piace un attimo soffermarmi solo sulla linea quella sottile tra il bene e il male, perché a parte la giornata, insomma questo weekend che poi è quello, diciamo, del giorno della memoria 2023, che è non solo corretto, è proprio un qualche cosa di molto importante che la comunità acquese ha istituito e continua a fare ogni anno, lo ricordo ormai da anni, con grande impegno di persone che hanno partecipato, partecipano in qualche modo, sono stati e saranno ancora educatori, perché questo è poi un qualcosa che rimane nel nostro animo. Però quello che, su cui mi volevo soffermare è proprio il discorso di questa linea sottile tra il bene e il male, che poi è la vita di tutti i giorni. Cioè al mattino anche il bambino va a scuola, il ragazzino, il ragazzo, eccetera, anche noi adulti, e nella nostra quotidianità ce lo dimentichiamo, e anche in tutti gli altri giorni dell'anno, del nostro anno solare. E quindi questi sono momenti di riflessione che dovrebbero non solo insomma riflettere appunto, scusate la ripetizione, su quella che è la Shoah, ma proprio sull'interiorizzare proprio questi momenti importanti, su fare questo sforzo quotidiano che poi è quello che va a radicare dentro di noi quell'eticità che ci fa diventare dei cittadini. Quindi questo è l'invito che voglio fare, e anche un di buon auspicio per le nuove generazioni e per noi che siamo messi a dura prova tutti i giorni proprio nel rispettare questi valori. Grazie a tutti per essere qui. Allora.
Allora, siccome questo convegno dei ragazzi ha come presenze illustri anche i due assessori alla cultura e all'istruzione, vorremmo invitarli a porgere un saluto ai ragazzi e anche a questi splendidi docenti che con loro hanno lavorato guidandoli nei diversi percorsi di conoscenza. Dottor Gallizzi, allora, e poi a seguire la collega. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a voi ragazzi, ai professori, a quelli che hanno organizzato questo evento importante per ricordare questa giornata che non dobbiamo mai dimenticare. Quello che è accaduto 78 anni fa è stato orrendo per l'umanità, ha creato soltanto degli orrori, delle paure che i sopravvissuti poi si sono portati fino a quando sono vissuti, e qualcuno che è ancora vivente fortunatamente ci ha raccontato quelle giornate orrende, quelle giornate di orrori che hanno coinvolto bambini, vecchi, giovani, meno giovani, madri, padri, nonni e nonne. Dicevo, quella giornata non dobbiamo dimenticare, dobbiamo avere la consapevolezza che ricordando quel giorno noi riusciamo a crescere ancora, e non dobbiamo pensare che tra un anno, tra due anni, tra tre anni non troveremo più scritto sui libri di storia questo pezzo nero della storia dell'uomo. Sembra che la storia non abbia insegnato nulla. Dicevo l'altro giorno, in occasione di un altro convegno, e noi siamo come dei nani e viaggiamo su un gigante, e il gigante è la storia, e questa storia noi la dobbiamo conoscere, perché sulla base della conoscenza riusciamo a evitare, trasmettendo il bene ovviamente, quello che è accaduto 78 anni fa. Io vi ringrazio ancora, dovete scusare il sindaco che non è venuto perché ha avuto un contrattempo, e continuate così. Grazie. Allora la parola adesso all'assessore Sellà. Buonasera a tutti, vorrei dire che il sindaco sta arrivando perché mi ha scritto, quindi sta arrivando. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa giornata della memoria. Grazie tantissimo ai due nostri stupendi dirigenti del LC1 e LC2, agli insegnanti che hanno supportato i ragazzi a partecipare a questo evento, agli alunni, ringrazio tantissimo, ai genitori qui presenti. La Shoah ci insegna a capire dove e quando non esiste il rispetto. Quindi quando non esiste il rispetto accadono delle cose terribili. E ricordare di questa giornata della memoria ci insegna a non commettere gli stessi errori del passato. Quindi grazie a voi e grazie per questa iniziativa. Grazie. E allora vi ringraziamo per la vostra vicinanza, come sempre, alle iniziative delle scuole locali. E salutiamo tutti, ringraziamo tutti gli istituti scolastici che hanno avuto modo di rappresentare tutto il lavoro concluso ormai per questo anno scolastico, e ci complimentiamo soprattutto con i ragazzi per la devozione che hanno dimostrato nei confronti delle proposte didattiche dei loro docenti. Sono stati tutti bravissimi, ci hanno sorpreso e ci hanno anche commosso, e noi che ormai siamo avanti negli anni siamo felicissimi di poter vedere che le staffette che ci seguono sono eccellenti. Grazie a voi.